Andata? Che ci vedono in diretta. Gigi, quando vuoi, puoi, eh? Può cominciare? Perché sei in diretta Facebook. Perfetto. Bene, un buongiorno a tutte e a tutti, grazie a tutti coloro che si sono collegati. E intanto mi presento, sono Luigi Bobba, sono il presidente di Tertius, l'osservatorio giuridico del terzo settore della filantropia e dell'impresa sociale, un osservatorio che fa un monitoraggio di come evolve la legislazione, in particolare quella riferita al terzo settore, ma che ha anche il compito di offrire proposte e supporto alle istituzioni pubbliche nelle policy che si vanno, diciamo, determinando, in particolare nell'area dei servizi sociali, socioassistenziali, sociosanitari. Ed è in questa veste che Tertius ha accolto positivamente la proposta e l'idea. Mi complimento con la Regione Puglia per aver preso questa iniziativa per creare un momento di confronto e di proposta sul tema proposte dal Sud per il recovery dei LEP. Diciamo, l'iniziativa è particolarmente tempestiva e opportuna perché, come noto, il governo Draghi ha ripreso in mano il PNRR, il Piano Nazionale di Rilancio e resilienza legato ai fondi europei del Next Generation EU e quindi l'iniziativa è particolarmente opportuna e tempestiva proprio perché consente dal sud, dalle realtà territoriali del sud, sia del mondo istituzionale delle regioni, sia in particolare dai forum del terzo settore. Qui c'è Davide Giove, che è il presidente del forum del forum del terzo settore della Puglia, che anche il forum collabora, compartecipa a questa bella iniziativa della Regione Puglia. In sintesi, l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di formulare delle proposte condivise e in qualche modo fare un'azione di lobby in senso positivo, in senso di capacità di incidere in questa fase in cui questo piano verrà in qualche modo rivisto, ripensato e per poi entro 2 mesi portato all'attenzione della Commissione europea. Bene, non perdo altri minuti e do subito volentieri la parola all'assessore Rosa Barone, l'assessore al welfare della Regione Puglia, e chi più di lei, diciamo, può introdurci nei nostri lavori. Grazie. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito a Gianluca Budano e a tutti voi e ringrazio ovviamente Luigi Bobba in questo momento per avermi presentato e aver dato comunque vita tutti insieme a questo webinar. Quindi è un evento pubblico, questo è molto importante perché rimanendo sulle pagine può essere poi ascoltato a più livelli in maniera continuativa, poiché credo che il recovery è sicuramente una grandissima opportunità che viene data, è un'opportunità da non sprecare, da non perdere. In particolare per noi regioni del sud, che in qualche modo siamo e viviamo un gap sulla nostra pelle ed è visibile, poi lo vedremo e non voglio anticipare nulla chiaramente, però è effettivo che c'è una problematica. Sebbene tutto questo, dobbiamo dire che la Regione Puglia è riuscita a mantenere un livello elevato di prestazioni, che però devono essere chiaramente rafforzate, che devono essere migliorate. Io sono, come sapete, da pochissimo diventata assessore dopo che con il mio gruppo abbiamo deciso di aderire a questa proposta fatta dal presidente Milano, una proposta che ha dato vita a un'opportunità effettivamente e ancora oggi devo ringraziare per questa che mi è stata data, perché in maniera assolutamente collaborativa, ma anche in maniera assolutamente molto, come dire, appassionata, stiamo cercando di
iniziare a lavorare e iniziare a prendere le misure di quelle che sono le prime esigenze. È logico che io appunto essendo arrivata da molto poco mi sono trovata ovviamente a dover affrontare in primo luogo delle emergenze, e proprio in virtù di questo io posso dire che in realtà tanto per i minori quanto per i disabili, per gli anziani o per tutte quelle categorie fragili, devo dire che la Regione Puglia c'è e c'è stata e ci sarà ancora di più in virtù probabilmente recovery, se saremo bravi a formulare quelle che sono le alternative, quelle che sono le proposte che oggi appunto andremo anche in qualche modo a vedere insieme, perché del resto abbiamo dato e stiamo dando anche prova. Io posso dire che il mio assessorato, mi sono trovata a dover vivere delle emergenze a cui abbiamo risposto in maniera assolutamente concreta, in vicinanza proprio alle famiglie, alle strutture, come sono stati buoni servizi tanto per gli adulti quanto per i disabili quanto per i minori. Questo per dire cosa? Che la Regione Puglia, che da sempre nel welfare risulta essere un punto di riferimento rispetto a tutte le altre regioni, ancora oggi, sebbene in difficoltà, riesce a essere un esempio per come svolge il lavoro nell'ambito appunto del welfare. Posso dire che abbiamo appunto lavorato sempre in virtù di poter favorire le fragilità, le categorie più in difficoltà, come possono essere appunto i disabili, gli anziani, ma anche i minori. Quindi tutto questo credo, vedevo appunto, vabbè, ma non voglio, come dire, anticipare quelli che saranno i temi. Io vi auguro assolutamente buon lavoro e di poter svolgere un servizio che è quello che dobbiamo fare da politici, da chi si occupa del terzo settore, da chi si occupa in qualche modo di ambiti di cui si comporta e si impegna nel sociale, di far comprendere quelle che sono le opportunità per poterle cogliere tutte insieme, perché soltanto lavorando in maniera integrata a più livelli. Io sto lavorando anche proprio per il recovery con l'assessorato alla formazione, alla scuola e l'assessorato alla cultura, perché ovviamente il welfare che sarà centrale, e lo dimostrano i tanti soldi che vengono in qualche modo vincolati appunto al welfare nel recovery fund, è fondamentale solo e soltanto se interagisce in maniera olistica con tutti gli altri settori, che sono appunto soprattutto la cultura e la formazione, ma non soltanto, perché nessuno è una monade. Io continuo a dire che siamo integrati in qualcosa di molto più grande di noi e dobbiamo, la bravura è quella di cogliere questa grande opportunità parallelamente, di poterlo fare in maniera integrata, facendo rete con tutti gli altri settori, con tutto il meridione, che in qualche modo deve far pesare questo gap che viviamo, probabilmente dovuto da anni di politiche, non certamente da quest'ultimo anno, da quest'ultimo periodo, ma che con questo ultimo anno, con questa ultima emergenza, si è anche ampliato come gap e come difficoltà. Ma su questo bisogna puntare per ripartire non come assistenzialismo, ma per avere una nuova cultura della promozione, una nuova cultura dello sviluppo, che non deve essere appunto assistenziale, ma assolutamente dovuto e formato sulle grandi capacità che abbiamo qui, sulle grandi potenzialità che abbiamo qui. E appunto la Regione Puglia con il welfare ci sarà, c'è chiaramente ed è particolarmente protagonista di questo momento storico. Lo vogliamo essere ancora di più facendo rete con tutti gli altri assessorati, facendo rete col terzo settore, facendo rete con tutte quelle parti che sono interessate in un momento storico che sarà fondamentale per lo sviluppo non di oggi a 3 anni, ma di oggi a 20 anni, di oggi a 30 anni. Quindi questo momento storico è molto importante, è un'opportunità da prendere, avendo, come dire, ben salde le radici, ma soprattutto puntando a quella che è la volontà e la visione che dobbiamo avere di un futuro migliore per tutti noi. Quindi spero, insomma, vi auguro buon lavoro e sono chiaramente ad ascoltare. Però più tardi abbiamo il consiglio regionale, quindi io dopo dovrò lasciare, perché insomma vi tocca essere presente nella sede regionale. Quindi a dopo, comunque sono qui e buon lavoro. Bene, grazie all'assessore Rosa Barone. Direi che avete già subito capito che, pur essendo stata nominata assessore da non molte, è già pienamente sul campo e pienamente operativa, e ci mette anche tutta quell'energia e quella passione che una giovane donna adesso è diciamo responsabile di un campo particolarmente delicato e importante per tutto il paese e in particolare anche per la Regione Puglia. Bene, grazie, do ora la parola a Claudio Stafanazzi, che è in qualche modo il promotore e il regista di questo evento, essendo il capo gabinetto della Regione Puglia, chi meglio di lui ci può, diciamo, avviare questo nostro confronto.
Buongiorno a tutti, grazie a tutti per l'attiva partecipazione. Non è stato semplicissimo organizzare questo evento, ma sono particolarmente contento perché è un momento di sintesi, secondo me, importantissimo, che nasce da questa riflessione che avevo condiviso tempo fa con Gianluca e con altri amici, che con Rosa e con altri che appunto si stanno in questo periodo interrogando sul destino, evidentemente, delle risorse che causa Covid arriveranno sul territorio italiano. Noi siamo stati, lo siamo ancora, molto impegnati in una discussione a livello nazionale su l'impatto che dovesse, la destinazione che queste risorse dovessero avere rispetto alle problematiche, evidentemente, in questa fase storica affliggono il paese. E è noto che la discussione che a livello nazionale sembra essersi avviata è quella di individuare, privilegiare interventi in grado di intervenire sul PIL del paese in maniera rapida ed efficace. Questo perché il paese ha perso, evidentemente, o presumibilmente ha perso competitività, eravamo in una spirale negativa da tempo, ma è evidente che, insomma, la crisi ha ancora di più accentuato questa crisi. E nei consessi dove la discussione si è avviata, parlo essenzialmente della conferenza Stato-Regione piuttosto che degli altri luoghi istituzionali di discussione, il tema della centralità del PIL e del recupero di competitività è un tema molto importante, che certamente è un tema di innegabile centralità, che però rischia, in una congiuntura storica del tutto eccezionale, che evidentemente non è solo la fase finale di una crisi che dura da tempo, ma è un evento di portata storica che ci sta costringendo a rivedere molti parametri anche di interpretazione della realtà socio-economica. Dicevo, in questa fase una discussione incentrata solo sugli interventi a sostegno del mondo delle imprese piuttosto che quelli destinati a migliorare le infrastrutture nazionali mi pare molto sterile, molto fine a se stesso. Sappiamo perfettamente, ce lo siamo, diciamo, detti tante volte in tante occasioni, che il divario nord-sud, evidentemente, è certamente un divario infrastrutturale, è certamente un divario di natura economica, ma è prevalentemente un divario legato a questi benedetti livelli essenziali di prestazione. Noi abbiamo un gap nord-sud che è essenzialmente legato a una disparità di condizioni di accesso, diciamo, al mercato, e che nasce da condizioni ataviche, evidentemente, che la riforma del Titolo V in qualche modo aveva provato ad inquadrare in un contesto, diciamo, normativo, dando peraltro, diciamo, rilievo costituzionale alla questione, avviando una discussione che, ricordo, si protrae da decenni ormai. Non solo, evidentemente, sulla definizione puntuale dei livelli essenziali di prestazione, ma evidentemente anche dal loro poi concreto calcolo. Probabilmente ci possiamo dire molto apertamente che la discussione era un po' sterile, perché sapevamo tutti, diciamo, anche quelli più convinti dell'opportunità di ridurre questo gap, che al termine di questa strada ci sarebbe stato poi un impegno economico che lo Stato non era in grado di assumersi, e quindi, diciamo, sappiamo perfettamente che la discussione, appunto, sulla riperequazione dei LEP era una discussione fine a se stessa, fino al Covid, e fino, evidentemente, al recovery, e fino a tutte le altre forme di finanziamento che in un modo o nell'altro sono state riversate, saranno riversate sull'Italia, in una dimensione che del tutto diciamo incomparabile con quello che è successo nel passato. Forse solo il piano Marshall, diciamo, ha avuto
o si è avvicinata alla dimensione appunto dell'intervento che l'Italia, di cui l'Italia sarà, potrà beneficiare, e che quindi improvvisamente riapre anche un tema di discussione su interventi che rispetto al ciclo economico non abbiano un'efficacia, diciamo, nel breve medio periodo, ma possono avere un'efficacia nel medio lungo periodo, che sono appunto gli interventi di perequazione di natura socio-economica. Da qui, diciamo, la richiesta a Gianluca di immaginare, per non essere velleitari ancora una volta, cioè per non avvicinarci, approcciarci alle proposte verso il governo con semplicemente petizioni di principio, di provare a ragionare sui numeri, cosa che la Regione Puglia sta facendo da un po' di mesi. Noi siamo entrati in questa crisi e abbiamo, come qualcuno sa, varato una manovra finanziaria straordinaria che ha avuto, rispetto, insomma, dati di Confindustria nazionale, un importante impatto sul sistema economico pugliese. Però contemporaneamente, in piena crisi, abbiamo cominciato a ragionare insieme all'onorevole Titti De Simone, insieme agli amici del welfare, su come provare a creare le condizioni perché lo squilibrio sociale potesse in qualche modo essere colmato. Ovvio che lo abbiamo fatto fino a un certo punto contando sulle nostre risorse, che si sa non sono eccessive, sono essenzialmente le risorse della programmazione comunitaria. Abbiamo un bilancio autonomo che è, diciamo, assolutamente inadeguato, inadatto ad affrontare, benché sia, diciamo, uno dei più grossi tra le regioni del Mezzogiorno, ma evidentemente con dei vincoli di spesa che non ci consentono di andare oltre e quindi di immaginare una riforma strutturale. Poi a un certo punto, appunto, il dibattito si è animato quando ci siamo resi conto che la Commissione dell'Unione Europea aveva in mente di mettere a disposizione risorse più ingenti. E da quel momento abbiamo iniziato a entrare nei numeri, insieme alle università pugliesi, insieme ai centri di ricerca del Mezzogiorno, confrontandoci con settori assolutamente diversi fra loro, per arrivare, ripeto, a quantificare il fabbisogno, perché quello che la Regione Puglia intende fare, e sono certo che questo sarà condiviso anche nel coordinamento tra le regioni del Mezzogiorno, che è stato promosso dal Presidente Emiliano, dal Presidente De Luca, per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, non solo della programmazione comunitaria, che è ancora da definire, ma appunto anche quelle del recovery. E io sono sicuro, appunto, che queste proposte possono essere, saranno sposate da tutte le regioni e rilanceranno a livello nazionale un quadro economicamente chiaro di quanto è necessario investire perché alcuni livelli essenziali di prestazione vengano riequilibrati. Oggi so che ho letto l'interessantissimo documento che è stato prodotto e che verrà illustrato a breve, che appunto in quest'ottica fa proprio delle previsioni molto molto chiare, che evidentemente ci rinviano una situazione e anche una prospettiva di investimenti significativa. Questo è, diciamo, è chiaro, nessuno lo vuole riconoscere. Ci rendiamo conto che lo sforzo che probabilmente sarà necessario fare è uno sforzo che assorbirà, che potrebbe assorbire una parte significativa, consistente delle risorse del recovery. Però siamo altrettanto convinti che se oggi non si punterà anche e soprattutto a riavvicinare i livelli di assistenza, no, dopo sarà difficile immaginare di riprendere il filo di alcuni discorsi che anche Rosa aveva anticipato prima. Uno su tutti, io voglio essere, diciamo, onnicomprensivo, la famosa agenda di genere, che però è un tema centrale anche dal punto di vista economico. Io ho una formazione, diciamo, non sociologica, ma, e quindi sono un po' più legato alla bieca realtà dei numeri, e l'agenda di genere è un tema significativo, perché l'agenda di genere, con tutte le sue diverse declinazioni, evidentemente è una condizione sine qua non perché poi possa, diciamo, svilupparsi l'attività di una parte significativa della popolazione di questo paese in maniera, diciamo, per un contributo concreto al sistema produttivo nazionale. Allora, l'agenda di genere evidentemente sarà condizionata definitivamente, immagino,
dalla possibilità o dalla impossibilità di rispondere a alcune esigenze basilari, minime, diciamo, di giustizia, perché fino a quando una donna del Mezzogiorno, del Sud, non potrà contare banalmente su un asilo nido oppure su un tempo pieno a scuola, il resto, perdonatemi, sono bellissime speranze, indicazioni, petizioni di principio, ma diciamo destinate probabilmente anche a dare uno shock nel breve periodo al sistema, al prodotto interno lordo del Mezzogiorno di alcune regioni. Io vi dico, i dati Istat ci dicono che la nostra manovra finanziaria straordinaria da 1 miliardo di euro ha consentito al PIL della regione Puglia di rimanere, insieme a quello della Lombardia, l'unico in crescita nel periodo Covid. Benissimo, sono assolutamente contento, dopodiché sono il primo a riconoscere che si tratta di misure di respiro molto corto, molto corto. E se a queste misure non si accompagneranno misure invece che probabilmente hanno un dividendo politico meno interessante, perché produrranno effetti in un periodo di tempo medio-lungo, ma che sono necessarie e non più rinviabili, per immaginare di recuperare giustizia sociale e competitività. Io credo che, mi taccio, credo che questa sia l'opportunità, l'ultima opportunità rimasta al Mezzogiorno per sostenere con forza, in maniera univoca, questa esigenza. Credo che sia l'ultima possibilità per invertire un trend che pare, diciamo, di difficile inversione. Tutti ricorderete lo straordinario lavoro fatto dal ministro Boccia prima del Covid sullo studio dei livelli essenziali di prestazione. Poi è vero che è arrivato il Covid, ma insomma lo studio si era arenato ben prima, perché quando poi si è arrivato al pettine del federalismo fiscale come unica condizione per poter garantire, non so in che modo onestamente, l'attuazione dei livelli essenziali di prestazione, la discussione si è spenta. Oggi noi abbiamo la possibilità di pretendere dal governo attenzione verso questi temi, anche perché i tempi di attuazione del recovery, di spesa intendo, di rendicontazione, sono talmente brevi che al netto di alcune progettualità ed alcune iniziative che rispondono ai canoni e ai criteri diciamo di utilizzo, di celerità di utilizzo dei fondi del recovery, lasciano spazio, rischiano di lasciare, per un paese come l'Italia, che vi ricordo ha smesso di progettare da molti anni, ed è uno dei nostri grandi limiti, che non produce rischio sotto dal punto di vista né pubblico né privato da anni, da decenni, rischia di essere un boomerang. Ora, una politica sociale con un approfondimento rapido che è in grado di essere realizzato dalle tante menti che, diciamo, a vario titolo si occupano della materia, che consenta di dare al governo un'opportunità di spesa rapida, di qualità e di quantità, credo che sia un'opportunità anche per il nostro paese intero, non soltanto per il Mezzogiorno. Quindi io vi ringrazio ancora, mi riservo, diciamo, come abbiamo deciso di chiudere, se essenzialmente la mia chiusura avrà un obiettivo, quello di convincere, diciamo, di rassicurare tutti che il lavoro che, ripeto, questo tavolo ha fatto, quello che sta facendo la Regione Puglia e quello che stanno facendo, mi risulta, tante altre regioni del Mezzogiorno, sarà quantomeno dalla nostra regione portato ai tavoli ministeriali e difeso con forza. Grazie. Bene, grazie a Claudio Stefanazzi, capogabinetto della Regione Puglia. Mi pare ci sia un concetto chiave che ha espresso, e che in questa operazione importante, unica, in qualche modo storica, che si sta mettendo in moto con le risorse dell'Unione Europea, non si può considerare tutto il campo degli interventi nel sociale come ancillare la dimensione economica ed impresa, ma invece come parte integrante, e la qualità dello sviluppo futuro dipenderà molto da come queste due dimensioni saranno intrecciate. Do ora la parola a Davide Giove, l'ho già accennato prima, è il portavoce del Forum del Terzo Settore della Puglia, che insieme
con Terzo ha collaborato perché la Regione Puglia mettesse in campo questo nostro webinar. A te la parola, Davide. Sì, grazie onorevole Bobba. E grazie alla Regione Puglia per aver lanciato quasi l'idea di questo momento di confronto, del quale c'è assolutamente necessità, perché giunge in un momento particolare. Stiamo vivendo una stagione che ricorderemo a lungo e che determinerà sicuramente un'onda lunga, che potrà essere positiva se saremo stati bravi ad incidere positivamente nelle politiche e a ridurre i divari di cui si accennava prima, o che ricorderemo negativamente se sbaglieremo questo corpo. Quindi la stagione che stiamo vivendo ci deve tutti far sentire carichi di responsabilità, e c'è bisogno perciò di un confronto schietto, concreto e lungo anche. Quindi questo momento si inserisce assolutamente in una cornice di questo tipo, per cui abbiamo salutato immediatamente con grande soddisfazione questa idea, e il Forum della Puglia insieme a Terzus ovviamente non ha voluto far mancare il proprio contributo. Noi riteniamo che ci sia un problema evidente. Il problema è l'approccio rispetto alla leva delle risorse del PNRR, che inevitabilmente a nostro parere debbano andare in una direzione chiara, che è quella della riduzione dei gap territoriali rispetto ai temi delle prestazioni innanzitutto, e in generale rispetto ai temi dell'accesso. Il problema peraltro territoriale non è semplicemente quello che vede magari le regioni del meridione, tra cui anche la Puglia, al di sotto della media nazionale da molti punti di vista, e molto al di sotto rispetto a alcune regioni del centro-nord, penso in particolare all'Emilia-Romagna. No, il problema è anche intraterritoriale. Non dobbiamo nasconderci che poi i nostri territori a loro volta rappresentano una situazione a macchia di leopardo, perché essere anche in Puglia, in un determinato comune piuttosto che in un altro, in un'area interna piuttosto che in un'area metropolitana, beh, fa la sua differenza. Persino all'interno delle stesse province noi possiamo riscontrare differenze di questo tipo. E quindi chiaramente questa leva di cui noi parliamo non è semplicemente un istinto rivendicativo del meridione nei confronti delle regioni del centro-nord. Assolutamente, è un principio che si sta cercando di riaffermare, e siamo orgogliosi del fatto che questa idea parta in maniera forte anche dalla Puglia. Questo principio si deve fondare chiaramente sull'ascolto e sul confronto forte con il partenariato socio-economico. Questa cosa è vera a livello centrale, è ancor più vera negli enti locali, è vera sicuramente per le regioni. Auspichiamo con umiltà, dal nostro osservatorio regionale, auspichiamo che il governo centrale, oltre ad ascoltare, come già ha cominciato a fare, il partenariato socio-economico, sappia anche guardare adesso per andare a cercare quelle competenze che possono offrire un contributo alla scrittura degli strumenti. Non voglio assolutamente entrare nella polemica sulle consulenze e sulle agenzie, però mi preme sottolineare che le competenze nel partenariato socio-economico ci sono, e il governo deve tenerne conto. Questo è vero ovviamente anche ai livelli regionali, ma mi sembra che l'intervento della dottoressa Barone e l'intervento del dottor Sepanazzi abbiano chiarito a chi non è pugliese che tipo di dialogo, per fortuna, in questa regione l'istituzione ha con il partenariato, e quindi anche per quanto ci riguarda con il nostro forum. Rispetto al nostro scenario regionale, sposo assolutamente il taglio che tanto l'assessore quanto il capo di gabinetto stavano dando. Assessore Barone ha usato un termine che mi è piaciuto molto, olistico, un aggettivo azzeccatissimo, perché chiaramente questa leva sarà tanto più efficace se saprà unire e saprà inquadrare in maniera multidimensionale la questione. Quindi sicuramente c'è il welfare, per come noi lo intendiamo, diciamo, nella declinazione tradizionale, quella poi di competenza della delega dell'assessore, ma c'è chiaramente anche l'istruzione, c'è chiaramente anche la cultura. Il nostro pacchetto di proposte come forum tiene dentro assolutamente temi importantissimi, che per l'appunto vanno dal contrasto alla povertà educativa ai temi che riguardano più in generale l'accesso culturale, allo sport,
E poi c'è il tema importantissimo che proprio ieri è stato particolarmente centrale anche e soprattutto qui in Puglia dell'agenda di genere, che è sicuramente un percorso che noi guardiamo, a cui noi guardiamo con grande attenzione e che siamo insomma lieti del fatto che la Puglia abbia deciso di aprire in maniera così, così importante. Tutto questo perché ovviamente nessuno deve badare in maniera pretenziale ai propri interessi in questa fase, ma consentire a chi oggi soffre per varie ragioni dei divari rispetto agli accessi, consentire a queste categorie di superare questo divario non significa aiutare determinate fasce di popolazione, non significa aiutare un genere o aiutare un'area geografica, significa consentire all'intero sistema paese e quindi anche nel nostro caso alla nostra regione di poter guardare con più fiducia al futuro. Da questo punto di vista auspichiamo che la parola crisi nel senso di etimologia greca più nobile possa davvero essere tale. E quindi ci auspichiamo che la necessità che è scaturita dalla crisi sanitaria e poi da quella economica e poi da quella sociale diventi per noi una virtù, cioè ci consenta di superare tutto ciò che non andava e che non andava già prima del 10 marzo 2020, che non andava già prima del primo lockdown. Aspetti che purtroppo questa situazione attuale ha finito soltanto per acuire più che causare. Da questo punto di vista auguro a tutti i presenti buon lavoro e sono certo che stiamo oggi percorrendo una tappa assolutamente nella direzione giusta. Bene, grazie a Davide Giove per questo intervento. Saluto, colgo l'occasione per salutare anche gli altri portavoce del forum delle altre regioni del sud che ci sono collegati e anche Maurizio Mumolo, direttore del forum nazionale, che prenderà poi successivamente la parola. Bene, siamo diciamo al piatto principale, ovvero alle proposte che saranno adesso formulate da Gianluca Budano, che ha predisposto queste schede di riflessione e di numeri, come diceva Stefanazzi, insomma, quindi c'è diciamo da vedere adesso quali sono gli esiti di questa riflessione, di questa capacità di proposta. Gianluca Budano lo conosco da tempo perché abbiamo in comune l'esperienza associativa nelle ACLI, quindi porta certamente questa sensibilità sociale, ma poi nel frattempo ha sviluppato una professionalità nell'ambito del management pubblico dei servizi sociali come direttore del consorzio dell'ambito 3, del consorzio welfare dell'ambito 3 della provincia di Brindisi, e ha voluto anche proprio insieme al suo presidente partecipare a questa avventura di Tertius, è l'unico soggetto di natura pubblica che partecipa a questo osservatorio giuridico, e più recentemente è diventato anche il co-portavoce di Investing in Children, una rete che tutela e promuove gli interessi, le attese proprio dei bambini, in collaborazione anche con l'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali e degli Educatori Professionali. E qui voglio citare anche una recentissima iniziativa, un rapporto sulle migrazioni sanitarie dei bambini, diciamo un tema forse diciamo così un po' sottaciuto, ma che evidentemente pone dei problemi importanti proprio in relazione, concludo, a questi LEP, a questi livelli essenziali di prestazioni. Ma per capire poi la proposta bisogna un po' anche guardare ai numeri sottostanti, come ci diceva il capogabinetto, e quindi ascoltiamo le proposte che formulerà il dottor Gianluca Budano e poi dopo avremo il confronto tra il direttore Mumolo e il presidente Borgomeo che sta per arrivare per collegarci. Prego Gianluca. Sì, grazie Gigi, grazie presidente,
Un saluto all'assessore Barone, a Davide Giove, a Maurizio e al capo di gabinetto, a Claudio Stefanazzi, che ha avuto l'intuizione di un coinvolgimento anche nuovo del partenariato, come lo richiamava Davide, no? Avvalendosi anche di quella parte, come devo dire, del mondo associativo che ha scelto anche qualche tempo fa, su un'intuizione del presidente Bobba, di istituire anche un osservatorio giuridico che quindi possa essere da supporto sia all'attuazione della riforma del terzo settore, sia a tutti quei temi interconnessi su cui il terzo settore di cui il terzo settore si fa portavoce, no? E su cui il terzo settore approfondisce, quindi non nel ruolo di rappresentanza che fa brillantemente il forum con la sua rete nazionale e territoriale, ma sul versante anche proprio dell'approfondimento giuridico, sociale, più di ordine tecnico-scientifico. Condividerò da subito lo schermo per proiettare qualche slide, facendo però una brevissima premessa. Perché intanto il titolo Proposte dal Sud è semplice. Per il recovery dei LEP e per il recupero dei LEP, che non riguardano solo il Sud, lo vedremo molto bene, ma riguardano, come dire, riguarda tutto lo stivale, sia rispetto alla media, ad alcune medie europee che citeremo, alcune quelle che riguardano i servizi per l'infanzia, oramai di antica memoria, perché riguardano il Consiglio europeo di Barcellona del 2002, quindi ben 18 anni fa, sono standard, quindi abbastanza remoti, sia perché c'è, come lo ha richiamato molto bene sia il dottor Stefanazzi e sia Davide Giove, c'è un problema anche di disuguaglianze tra comune e comune, tra provincia e provincia, quindi non è solo un problema tra centro e periferia, non è solo un problema di nord e sud. E ci sono poi dei sud al plurale anche, ci sono grossissime differenze tra la Puglia e la Calabria, o tra la Sicilia e la Basilicata. E parto da questo e condivido lo schema dicendo intanto la fonte dei dati sono dati ISTAT ante pandemia, quindi la situazione può essere solo peggiorata dal punto di vista dell'accentuazione delle disuguaglianze. E l'ultimo dato disponibile, dato ISTAT del 2018, e alcuni dati anche di Agenas, quindi l'agenzia che si occupa di statistica presso il Ministero della Salute per alcuni aspetti, per citare quindi le fonti. Condivido lo schermo però per commentare puntualmente alcuni dati e fare delle riflessioni in vista delle tre proposte che toccano la non autosufficienza, l'infanzia e il welfare d'accesso più in generale, mettendo in evidenza come anche il perché di queste scelte, no? E il perché quindi del recovery dei LEP in questi tre particolari settori che riguardano i diritti sociali. Allora, provo a condividere lo schermo intanto. Vedete le slide? Fatemi un cenno. Non Sì, le vediamo. ancora? Le vedete? Ok. La prima slide, diciamo la rappresentazione dei dati è riferita, va su due versanti. La prima riguarda il tema della non autosufficienza, secondo alcune declinazioni. La seconda guarda più da vicino il tema dell'infanzia, come forma di primo affaccio alla vita da parte di un cittadino, perché per parlare di minori, in particolare quindi dei soggetti più fragili fisiologicamente o di diversamente abili e non autosufficienti, c'è necessità anche un po' di scandagliare e di definire quello che è il perimetro, e quello che è il perimetro di riflessione. Prima questione, vediamo bene nella prima slide come i comuni che offrono il servizio sul totale dei comuni in percentuale
sia variato sostanzialmente in positivo tra il 17 e il 18, ma parliamo veramente di situazioni di miglioramento molto relative. Se le andiamo a guardare poi anche rispetto a delle singole misure, addirittura vi sono delle situazioni di peggioramento, ma ci rendiamo conto di un dato. Il primo dato che salta all'occhio è quello che i comuni che offrono il servizio sul totale dei comuni, sul versante della non autosufficienza, è sempre al di sotto, guardate le percentuali, 47,7, 67,8, 33,6, queste sono medie nazionali. Abbiamo un numero di comuni quindi che non copre la platea, cioè quindi il luogo in cui un cittadino vive, dal luogo in cui un cittadino vive deriva la presa in carico rispetto ad un diritto, che è quello del diritto alla presa in carico sul versante della non autosufficienza, quindi dai voucher agli assegni di cura, all'assistenza domiciliare socioassistenziale, alla domiciliare integrata, quindi quella erogata dalle aziende sanitarie locali, alle varie forme di sostegno che lo Stato attraverso le regioni e gli enti locali mette a disposizione. E questa è già una prima disuguaglianza che tocca tutto il territorio nazionale e che adesso vedremo come invece si accentua all'interno poi dei singoli territori. Ma l'altro dato, questa è una slide che fa riferimento agli utenti sulla popolazione di riferimento del servizio, cioè prendiamo il primo rigo, assistenza domiciliare socioassistenziale, sulla platea del servizio, questa specifica voce ci dice come solo lo 0,2% sulla platea generale della popolazione di riferimento a cui può essere destinato quel servizio viene reso in quelle percentuali, e questo ci dà un'idea ancora maggiormente allarmante di quello che è la misura e di come il fenomeno sia trasversale da Bolzano a Caltanissetta. Andando avanti emerge un'altra questione invece, le varie Italie, no? Le varie Italie, secondo lo schema classico nord, centro e sud, vediamo che ci sono delle chiarissime situazioni di disomogeneità territoriali. Poi su quanto riguarda l'infanzia entreremo nel merito anche di qualche singolo e delle proposte andremo anche ad approfondire rispetto proprio al dato, anche al dato pugliese, no? e al dato meridionale, e ci rendiamo conto, come è un dato che conoscevamo ma non nella misura che Istat ci rappresenta nell'aggregato che poi Tertius ha realizzato in queste slide, e ci rendiamo conto come collocazione in un'area del paese genera un ritardo praticamente in alcuni casi incolmabile rispetto ad altre aree del paese, dovuto anche al fatto che questi servizi, lo vedremo in particolare poi quando parleremo di infanzia, sono prevalentemente finanziati dalla spesa sociale, quindi dei fondi nazionali e regionali, ma anche dal gettito comunale, dall'erario comunale, quindi quanto più c'è un ritardo di ordine economico di un territorio, perché lo sviluppo tira di meno, le attività economiche tirano di meno, tanto più il gettito, anche le risorse a disposizione dei comuni sono più basse, e quindi si paga il cane che si morde la coda, e quindi è lo sviluppo che non finanzia, la carenza di sviluppo economico che non garantisce i servizi di welfare, e quindi si ha il danno e la beffa di parti nazionali svantaggiosi per i territori del sud, ma anche di situazioni di origine dei singoli comuni che ovviamente penalizzano rispetto alle condizioni economiche di quel territorio. Ovviamente per brevità non entro nel merito dei singoli numeri. Andando avanti, un altro dato, questo è ripartito sempre in percentuale rispetto alle varie aree del paese, quindi un po' approfondisce la precedente slide. Qui invece troviamo i valori assoluti
il Forum Nazionale del Terzo Settore su questo ha fatto anche un lavoro molto puntuale, sia di recente sia negli ultimi anni, proprio per mettere a confronto la spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli associati, dove per comuni associati si intendono gli ambiti territoriali. Questo è un dato il più aggiornato del 2017, dove vediamo i valori assoluti, i valori percentuali e la spesa pro capite. E faccio notare che non esiste una così... è vero che esiste il nord e il sud del paese da questo punto di vista, ma vi sono più sud e vi sono anche realtà che non raggiungono le medie nazionali. Ovviamente i territori del centro-sud non viene uno che superi i 119 euro di spesa pro capite sociale, e questo ovviamente ci dice, pur trattandosi di medie, come lo svantaggio sia particolarmente marcato. Ma l'altro dato interessante che abbiamo analizzato è quello riguardante le compartecipazioni e le componenti della spesa. La spesa pubblica, vedete molto bene che in percentuale sul sociale al sud è superiore in percentuale, cioè i cittadini contribuiscono di meno, lo Stato, l'ente pubblico, contribuisce di più, quindi lo sforzo, come dire, direbbero gli economisti, il sacrificio anche marginale, no, dell'ente, dell'organizzazione statuale, in particolare nelle sue diramazioni degli enti locali, è più accentuata al sud che al nord, quindi il danno è la beffa. Ovviamente la compartecipazione è più bassa perché i redditi di provenienza sono più bassi, e quindi c'è una situazione di povertà che incide anche sulle forme di compartecipazione, e qui si parla di dati ovviamente percentuali, e quindi evidenzia come ci sia un ulteriore elemento che deve costituire oggetto di recovery, cioè di recupero, e su cui bisogna urgentemente intervenire se vogliamo rispettare quello che è un diritto di uguaglianza, no, sostanziale dei cittadini, che non possono pagare il luogo in cui risiedono o la condizione economica del territorio in cui vivono, addirittura in cui nascono, se andassimo ad analizzare anche i dati INAP che riguardano per esempio la speranza di vita in culla dei cittadini o la speranza di vita in generale che ha un cittadino rispetto del sud rispetto a un cittadino del nord. Quindi non parliamo di questioni di lana caprina, ma di questioni invece che riguardano proprio la speranza di vita, la carne, le ossa, il benessere di una popolazione. Quindi toccano proprio i principi costituzionali. Abbiamo quindi, ricapitolando, facendo qualche considerazione conclusiva rispetto a questa prima parte, un netto svantaggio nell'offerta dei servizi comunali, e questo vale al nord come vale al sud, una differenza tra centro e periferia, un'area metropolitana fa meglio dei comuni interni che la circondano, e questo pone un problema quindi di disuguaglianze anche, come richiamava Davide Giove, tra comune e comune, anche tra comuni viciniori. E evidenziamo che in nessuna parte d'Italia i comuni nel loro complesso sembrano in grado di affrontare i problemi sociali, e questo è un vero problema di recovery che è, come dire, prioritario rispetto a qualunque altra questione sul versante degli investimenti. Ma vi è anche un problema di organizzazione probabilmente della domanda, ecco il tema del welfare d'accesso. ACLI, assieme ad altre organizzazioni in passato, anche auditi dalla Commissione bicamerale per la semplificazione amministrativa e censiti da riviste scientifiche come Welfare Oggi di Maggioli, sul mio studio hanno pubblicato l'idea dello sportello unico per la famiglia, anche come idea di integrazione più spinta rispetto all'integrazione sociosanitaria prevista dalla 328 del 2000, come elemento su cui replicare la ratio dello sportello unico delle attività produttive, che ha semplificato anche qui a macchia di leopardo la vita degli addetti ai lavori sul versante dello sviluppo economico, senza un corrispettivo invece, una medesima attenzione rispetto alle fragilità invece dei cittadini
sul versante sociale, che a fronte ad esempio di una malattia oncologica devono utilizzare un patronato per una pensione di accompagnamento, un distretto sanitario per l'erogazione e la fornitura di dispositivi, i servizi scolastici per la povertà educativa magari del minore che vive in quel nucleo, e magari anche poi i servizi sociali per ragioni di ordine economico laddove vi siano problematiche che attengono come dire alla condizione economica di povertà generata da patologia. Quindi la ricerca che il presidente Bobba citava, che sarà pubblicata da Meltemi Editore, che è già nota e che possiamo fornire anche al pubblico per la lettura e l'analisi, ha evidenziato proprio questi effetti sociali delle malattie, su cui la semplificazione amministrativa potrebbe rappresentare un elemento importante proprio affinché non si muoia di disorientamento e affinché la semplificazione possa diventare una cura. Questa proposta, che è una delle proposte che replichiamo in questa sede, è stata già oggetto, dicevo, della commissione di attenzione, la commissione bicamerale per la semplificazione amministrativa, della cabina di regia Benessere Italia, istituita dal presidente Conte un anno e mezzo fa, è oggetto anche di alcune divulgazioni scientifiche. Qui la slide non dà qualche problema, però vi darò lettura dei dati che non sono leggibili. Avvicinandoci alla questione dell'infanzia come elemento in cui i cittadini, no, vedono la luce, quindi sono i primi servizi rivolti a chi vede la luce, quindi ai neonati, senza approfondire tutte le questioni invece dei servizi per esempio consultoriali o dei servizi che latitano, no, sul territorio nazionale, per l'assistenza invece alle donne in gravidanza, che pure incidono secondo studi neuroscientifici proprio sulla vita poi del bambino che verrà alla luce. Ma senza addentrarci su questo, abbiamo concentrato la nostra attenzione sugli asili nido e sui servizi integrativi per l'infanzia, e abbiamo messo in evidenza, con riferimento all'ultimo anno educativo censito, il 18-19, su cui Istat ci dà delle notizie puntuali, come anche qui ci sia una media nazionale di copertura degli utenti del 25,5%, e come ci sia un ampio divario tra nord, centro e sud del paese, con situazioni come quelle della Valle d'Aosta e dell'Umbria e dell'Emilia Romagna che addirittura superano le medie nazionali e anche ed europee, quelle fissate dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002, fissate al 33%, anche se noi abbiamo preso come target che, rispetto ai tre scenari di proposta in vista del recovery, quello dell'Emilia Romagna, che segna un 39,2% di copertura, considerato che le altre regioni sono un po' più piccoline, quindi dal punto di vista del dimensionamento il dato potrebbe essere in qualche modo condizionato dalle dimensioni non troppo grandi della realtà regionale. E su questo vi facciamo vedere e mettiamo in evidenza alcuni dati, e vedo che non proietta la colonna a sinistra delle regioni. Comunque, il numero di posti, questa slide riporta il numero di posti sulla platea di 0-2 anni delle varie regioni. È evidente, la Puglia ha 9,4, per dare il dato rispetto ai padroni di casa di questo evento, come dicevo, l'Emilia Romagna è al 39,6. Provo a vedere se risolvo il problema tecnico rispetto alla visualizzazione delle slide. No, c'è un aumento di copertura di posti al sud,
effetto PAC, direi, no? Direi il capo di gabinetto e l'assessore, effetto del piano di azione e coesione che ha generato un lieve aumento, un lieve aumento, ma comunque considerevole rispetto a quello di ordine nazionale. Andando avanti, l'Italia però rimane ancora lontanissima dall'Europa per l'accesso ai servizi educativi. Potete vedere, se la tecnologia ci assiste, i dati. Siamo al 25,7%. È vero anche, dobbiamo dire, come questo, come i temi dei servizi per l'infanzia impattano su questioni che il capo di gabinetto ha segnalato, no? Che impattano sull'agenda anche di genere, perché servizi per l'infanzia vuol dire condizioni migliori di occupabilità per le donne, vuol dire anche, lo dico dall'osservatorio anche del mio ambito territoriale, dove presso le mie attività professionale, significa anche in rapporto anche al bracciantato, al caporalato, no? Quindi a quelle condizioni di penalizzazione dell'infanzia rispetto a delle condizioni di lavoro già di per sé difficili per le donne in alcuni territori della nostra regione. Anche il Foggiano, come dicevo stamane all'assessore, come dire, ha da questo punto di vista molti punti in comune con alcuni territori del Brindisino, del Tarantino e dell'Eccese. Andando avanti, l'altro tema, prima di commentare l'altra slide, sono i dati ISTAT sui costi che i nidi hanno nei singoli territori. Nei singoli territori noi abbiamo situazioni molto differenti tra nord e sud, nonostante il contratto collettivo di lavoro sia lo stesso, ma siamo anche in presenza di regolamentazioni diverse da nord a sud rispetto ai requisiti organizzativi su cui si autorizzano le strutture. Quindi un recovery dei LEP, prima di presentare le proposte di scenario per colmare le disuguaglianze in questo particolare segmento, richiede anche un'attività di omogeneizzazione normativa rispetto sia alle tariffe di riferimento, che possono variare rispetto al contesto dei canoni del costo dei canoni di locazione, che sono sicuramente differenti tra Lombardia e Calabria, ma non possono variare rispetto al costo principale, che è quello del costo del lavoro. Quindi il tema delle disuguaglianze nelle disuguaglianze: non solo vi sono meno posti nido nel centro-sud, ma questi posti nido costano meno, e se costano meno vuol dire che impattano anche sul costo del lavoro di chi vi lavora. Per dare dei dati che non sono proiettati in slide, nel centro-nord, a fronte di una media nazionale di costo di 4.775 euro, al sud un posto nido annualmente costa 3.122 euro, nel nord 5.614 euro. Quindi questo è un altro elemento. Quindi migliorare, recuperare i LEP significa anche migliorare condizioni di lavoro più dignitose per chi opera nei servizi educativi per l'infanzia. Andiamo avanti. Adesso abbiamo tre scenari. Provo a tornare indietro, chiedo l'ausilio tecnico. Allora, i tre scenari. Noi adesso proietteremo tre possibilità. La possibilità che il recovery plan colmi le disuguaglianze e porti tutti i paesi sulla media nazionale di copertura dei posti nido, cioè al 25,5%. La possibilità di arrivare al parametro di Barcellona, il Consiglio Europeo di Barcellona del 2002, del 33%, la possibilità di raggiungere invece il target, diciamo, della regione top sul versante della copertura
secondo i criteri e secondo la depurazione del dato rispetto ad Umbria e Valle d'Aosta, come vi dicevo rispetto al dimensionamento organizzativo di cui vi parlavo poc'anzi, che è quello del 39,2%. Adesso abbiamo un problema di proiezione, però. Vediamo se riusciamo a risolverlo. Altrimenti vi commento a voce questa parte, sono le ultime tre slide. Lo scostamento, noterete, abbiamo calcolato che cosa significa questo scostamento sui tre scenari, cioè lo scenario della media italiana, lo scenario europeo, lo scenario emiliano-romagnolo. Significa che il primo scenario richiederebbe per l'Italia intera 58.398 posti nido in più, con l'avvertenza pure, no? E l'osservazione che ovviamente noi parliamo dei posti nido come primo servizio, come servizio madre principale su cui realizzare l'attenzione ai bambini del nostro paese, ma pensiamo a dei posti nido in cui anche possano essere migliorati all'interno di una revisione dei servizi per l'infanzia e per la famiglia più in generale, quindi il supporto alla genitorialità, la riforma dei consultori, no? Che sono un po' periferia della sanità, del sistema sanitario, ma sono anche l'avamposto più vicino al sistema, ai sistemi di welfare. Il primo scenario, quindi quello della media italiana, quindi lo scenario meno costoso, richiederebbe 58.398 posti nido in più per il sud, che significa per la Puglia, abbiamo fatto anche questo calcolo, 58.398 posti in generale per tutta Italia, di cui 39.723 per il sud e per la Puglia 7.674. È facile fare il calcolo su una tariffa media mensile, la più costosa, la tariffa di riferimento pugliese intorno agli 800-850 euro, che è quella che riguarda i lattanti, moltiplicata per 10-11 mesi, è facile anche proiettare poi il costo rispetto a una richiesta più puntuale al governo. Il secondo scenario, quindi quello sulla media europea, quindi al 33%, cioè l'adeguamento al parametro di Barcellona del 2002, richiederebbe 112.656 posti nido, che per il sud significa 64.153, tenete conto che abbiamo già usufruito dei PAC, quindi che la situazione è già migliorata del 5,6% rispetto al periodo pre-PAC, e per la Puglia significa 14.289 posti, con relative anche ricadute di ordine economico, significa coprire quindi tutti i cittadini nella misura del 33% sulla platea della fascia 0-2 anni. Quindi significa anche iniezione, come richiamava nelle interconnessioni il dottor Stefanazzi, anche di ordine economico, di miglioramento anche del PIL delle regioni interessate da questi interventi di economia di welfare. E il terzo scenario, che è quello emiliano-romagnolo, quindi il top in Italia, che è al di sopra della media europea, invece richiederebbe un impegno di 186.712 posti nido in Italia. Per il sud significa 84.349 posti, per la Puglia 19.758 posti nido in più. Ho messo a raffronto il dato nazionale, il dato del centro-sud e quello della Puglia, per evidenziare ancora una volta, come forma di prova di cartina al tornasole, che il problema del recovery dei LEP non è un problema solo meridionale, tra l'altro. Quindi questa è la prova di come un intervento del genere beneficerebbe anche territori non appartenenti alla fascia a sud dello stivale. E queste proiezioni, quindi
colmare le disuguaglianze sul versante dei LEP della non autosufficienza, in particolare consentendo che non ci sia un cittadino uno che non abbia i servizi perché vive in un comune. Abbiamo calcolato che in particolare al sud c'è un 50% di servizi non resi all'interno dei territori comunali, quindi c'è un problema di disuguaglianze da comune a comune, non è solo un problema di sottofinanziamento, ma è un problema proprio di erogazione dei servizi. Il tema del welfare d'accesso legato al tema della semplificazione amministrativa, su cui so che il forum ha fatto delle elaborazioni anche abbastanza puntuali da questo punto di vista, su cui noi offriamo all'attenzione degli uditori la proposta dello sportello unico della famiglia sul tema dell'integrazione dei servizi e della semplificazione dei servizi di welfare ai cittadini, il tema dell'infanzia, e chiudo quindi ricapitolando, come elemento primario su cui realizzare delle attività e servizi che impattano anche sull'occupazione femminile, anche sulle situazioni di difficoltà che si vivono in alcuni territori del sud dove domina il caporalato ancora e il bracciantato, ma anche con un'attenzione però in più, sapendo che non tutto è nido, non tutto è nido quando parliamo di infanzia e quando parliamo di minori. Primo, perché esiste anche l'adolescenza e quindi tutto il tema della povertà educativa, su cui così ne approfitto per salutare il presidente Borgomeo che ci ha raggiunto, dove Fondazione Con il Sud e Impresa Sociale con i Bambini hanno fatto un gran lavoro sul versante dell'avvio di attività per il contrasto alla povertà educativa, sia perché ci sono anche problemi che riguardano anche la stessa infanzia, che non si riducono ovviamente all'erogazione, all'offerta di un posto nido. Mi riferisco al supporto alla genitorialità, mi riferisco alla riforma dei consultori, al sottodimensionamento dei consultori, mi riferisco a tutti i temi anche di supporto psicologico alle madri, tutto il macro tema delle depressioni postpartum, delle condizioni in gravidanza di benessere delle madri, su cui necessiterebbe ovviamente, al netto della presentazione di stamane, di un ulteriore approfondimento rispetto ad ulteriori servizi. Per dire che non tutto è nido, ma partendo dai servizi per l'infanzia si può fare economia, si può fare PIL, ma principalmente si può creare benessere rispetto ad una delle principali disuguaglianze del paese. Molto bene, grazie a Gianluca Budano. Già in quest'ultima parte ha fatto una sintesi del suo intervento. Mi sembra che da un lato ha messo bene l'accento sulle divaricazioni, non solo tra sud e nord, ma tra aree interne e aree metropolitane, tra chi può. Gigi, aggiungo solo che abbiamo anche, d'aiuto ai governi regionali nel rapporto con lo Stato centrale, il decreto legislativo 65 del 2017 ha imposto allo Stato in materia di LEP l'ha citato richiamando anche, seppur di striscio, gli interventi e il lavoro dell'ex ministro Boccia, il dottor Stefanazzi, vi è un obbligo di adeguamento proprio legislativo interno nazionale con il decreto legislativo 65 del 2017 proprio sul tema dell'adeguamento alla media europea del 33%, quindi vi è un generale adempimento legislativo ad una norma dello Stato che potrebbe aiutare a spendere il denaro del recovery plan su questa specifica misura. Bene, grazie. Quindi diciamo, oltre a queste sottolineature, nell'ultima parte mi sembra che non sono mancate né le proposte né i numeri che il dottor Stefanazzi nella sua introduzione invocava per supportare delle proposte non con delle evocazioni retoriche, ma con delle concrete opportunità e possibilità, sia dal lato delle risorse, sia dal lato dell'impatto effettivo che queste risorse debbono avere sui territori. Bene, siamo all'ultima parte, le proposte sono state, diciamo così, messe sul tavolo. Saluto anch'io il presidente Carlo Borgomeo, che nel frattempo
si è collegato, aveva una conferenza stampa con il nuovo ministro Bianchi proprio su un tema connesso a quello di cui stiamo parlando. Gli darei il tempo un po' di ambientarsi e quindi comincerei in questo confronto con Maurizio Mumolo, che ho già detto è il direttore nazionale del Forum del Terzo Settore, che tra l'altro ha formulato proposte proprio in merito. A te Maurizio. Ecco, si sente? Sì, sì. Ecco, mi è stata ridata la voce. Grazie Presidente Bobba, ti ringrazio. Oltre che per scusarmi del fatto che sono arrivato in ritardo ai lavori di questo webinar e quindi non ho potuto sentire i primi due interventi di saluto, se non in parte, e per dire che ero contemporaneamente impegnato in una audizione con la Commissione Lavoro del Senato proprio sul PNRR. E noi, in sintonia con la riflessione che facevamo, che si faceva qui in questo webinar, abbiamo, diciamo, ripresentato, perché l'avevamo già fatto al precedente governo e naturalmente anche a questo governo, le proposte del terzo settore, del Forum del Terzo Settore sul PNRR, diciamo, partendo proprio dall'elemento di cornice che secondo noi è assolutamente essenziale per attivare qualsiasi tipo di progettualità, ed è per l'appunto l'attuazione finalmente dopo oltre 20 anni dei LEP, dei livelli essenziali delle prestazioni. E diversamente, che insomma, oltre ad attendere da molto tempo, ci sono aree di intervento pubblico, comunque di servizi ai cittadini e alle comunità, che sono ancora completamente privi di definizione. Perché i livelli essenziali delle prestazioni sappiamo che hanno avuto un'implementazione per quanto riguarda le materie relative alla sanità, ma oggi abbiamo parlato dei servizi sociali in generale, ma c'è tutta un'altra area di cui non si è nemmeno parlato, che invece riguarda il sistema educativo, riguarda la formazione, riguarda la cultura, eccetera. Su questo siamo veramente molto indietro. E il rischio è proprio in questa fase in cui si utilizzeranno molte risorse e si attiveranno attraverso il PNRR e si costruiranno molte progettualità e per giunta in tempi brevissimi, cioè almeno diciamo auspicabilmente brevissimi, il rischio è che poi queste iniziative, senza un ancoraggio stabile con i LEP, possano diventare iniziative, diciamo, estemporanee o addirittura introdurre degli elementi di regressione negativa, oltre che nella prestazione dei servizi, anche, diciamo, delle aspettative rispetto alle politiche pubbliche che hanno i cittadini nel momento in cui esaurite queste risorse, diciamo, tutto dovesse tornare grosso modo come prima. E quindi sarebbe un effetto paradossale e estremamente rischioso. Quindi, dal nostro punto di vista, è assolutamente essenziale diciamo, introdurre questo elemento qualitativo, diciamo, è rinunciabile sulla costruzione dei livelli essenziali. Ciò detto, il tema del PNRR e le proposte che poi il forum ha provato a fare partono dal presupposto che i due obiettivi che ha questo piano, questo ambiziosissimo piano, cerca di coniugare sviluppo sostenibile con la coesione sociale. E noi crediamo che il terzo settore, insomma, non ho bisogno di dirlo a voi, siamo tutti, diciamo, convinti di questo, ma naturalmente
non bisogna mancare di sottolinearlo, su questi, tutti e due questi elementi, tanto sullo sviluppo sostenibile quanto sulla costruzione di coesione sociale, ha molto da dire, perché molto fa, molto rappresenta. Non c'è bisogno, come dire, di dare i numeri su quello che è il terzo settore. Forse va sottolineato un fatto, che il terzo settore è fatto di componenti tra loro molto diverse, che ma come dire, accomunate da una comune finalità e da un comune modus operandi, e quindi come dire, ognuna delle quali dà il proprio contributo rispetto allo sviluppo delle attività di interesse generale, che è una peculiarità dell'organizzazione del terzo settore. Ma tutte queste componenti danno un contributo anche fondamentale dal punto di vista economico. Gli oltre 850.000 occupati, e si tratta di buona, che dà il terzo settore, si tratta di buona occupazione, perché è occupazione soprattutto in aree difficili del nostro paese, anche geograficamente difficili, marginali, in cui diciamo, spesso è difficile trovare le condizioni di redditività per un investimento da parte degli operatori privati su tanti servizi essenziali, peraltro. Bene, il contributo che danno queste all'occupazione è un contributo importante, ed è a partire da tutte quante le loro forme, perché pensiamo che oltre la metà di questi 850.000 occupati è impiegato proprio nell'associazionismo, ossia le organizzazioni che non svolgono attività di impresa, e perfino anche del volontariato, perché per organizzare servizi di volontariato di alto profilo, di alta qualità, di alta competenza, è necessario anche che il volontariato abbia, diciamo, un supporto organizzativo importante. Sul PNRR, prima di dire brevemente quali sono almeno una, diciamo, delle proposte che come forum vogliamo un attimo qui raccontare, qui descrivere, perché credo che sia la più attinente rispetto alla riflessione che stiamo conducendo. Due osservazioni. Uno è relativo alla modalità con cui deve essere, diciamo, costruita l'attività e anche articolata la spesa, perché diciamo, per istituzioni pubbliche che sono, diciamo, naturalmente dedicate più che alla, diciamo, a spendere rapidamente delle risorse, i dati peraltro dei piani, dei vari PON eccetera, non sono da questo punto di vista, diciamo, particolarmente saltanti. Però, diciamo, amministrazioni pubbliche che sono anche per necessità di bilancio, diciamo, più orientate a diciamo, risparmiare le risorse o comunque utilizzarle in maniera oculata, la modalità di spesa per poter ottenere rapidamente e in maniera però contemporaneamente anche trasparente, quindi rapidità e trasparenza nella modalità di spesa, diventa un elemento essenziale. E francamente non so se diciamo, gli strumenti attualmente di cui dispone l'amministrazione pubblica, quelli ordinari, siano degli strumenti, diciamo, adeguati per ottenere un risultato e l'altro, o per ottenere un risultato non a scapito dell'altro. E quindi questo tema, atteso i tempi, diciamo, estremamente stringenti con cui giustamente l'Unione Europea, ma credo tutti quanti noi, vogliamo vedere gli effetti o i primi effetti di questa azione, sono assolutamente importanti. L'altro elemento è quello della trasversalità dell'iniziativa, perché, diciamo, per razionalità il PNRR è stato diciamo, implementato su 6 missioni, ma non c'è dubbio che buona parte di queste sono tra loro fortissimamente integrate. E io mi metto dal punto di vista non solo del realizzatore, dell'operatore, diciamo, privato, anche se di privato sociale, che viene chiamato a realizzarne o proporre di realizzare alcuni interventi in una di queste, ma dal punto di vista dell'istituzione pubblica territoriale, le regioni, ma anche gli enti locali, eccetera, misurarsi con, diciamo, degli assi verticali di iniziativa o
quando sappiamo benissimo che vi è una fortissima connessione tra alcuni di questi o anche tra tutti quanti questi, diventa un aspetto problematico. Quindi diciamo, credo che sia assolutamente necessario valorizzare o introdurre gli elementi di regia trasversale rispetto alle azioni individuate dai singoli, dalle singole missioni. Sulle proposte che il forum fa, che ha fatto, eccetera, due questioni, a parte la cornice che dicevamo sui LEP, sulla necessità di implementare definitivamente i LEP. Un forte investimento sull'economia sociale. Cioè, l'economia sociale è stato, diciamo, l'unico settore trainante dell'economia durante la crisi finanziaria. E questo anche nelle regioni, anzi soprattutto nelle regioni più difficili, soprattutto nel Mezzogiorno. I dati sono importanti, non faccio qui naturalmente, non è il caso di dare percentuali di PIL o altro, ho dato il dato dell'occupazione. È interessante che insieme agli 850.000 occupati vi sono 6 milioni di lavoratori volontari, però. E qui, diciamo, ritorno all'elemento della questione sociale, del lavoro sulla questione sociale che fa il terzo settore. Quindi un forte investimento sull'economia sociale in linea con quello che è il piano europeo, l'Action Plan for Social Economy Europe, che è una priorità dell'Unione Europea, e sarebbe paradossale che l'Italia, che è la nazione tra l'Unione Europea più ricca di esperienze, di cultura, di storia, di presenza, di economia sociale, non facesse diventare anche nel proprio ambito questa una assoluta priorità. E naturalmente economia sociale significano tutte le tipologie di soggetti che su questo intervengono. Prima ho fatto quel riferimento appunto all'impresa sociale, ma anche all'associazionismo. Bisogna trovare, diciamo, misure adeguate per far crescere tutto quanto il sistema, perché si tratta di un sistema integrato e di un sistema integrato con le comunità. La proposta di progetto che il forum fa è quella di costruire nel nostro paese finalmente una rete di protezione sociale. Qualcuno dirà: ma c'è già, ci sono, diciamo, già delle iniziative sulla rete di protezione sociale? Sì, però noi non stiamo pensando, diciamo, a uno strumento, come dire, burocratico, in senso positivo, burocratico naturalmente, che mette in connessione le amministrazioni pubbliche che intervengono in materia sociale. Noi pensiamo invece a uno strumento che, non partendo dal basso, riesca a connettere i portatori di bisogno, cioè i cittadini, le persone, che poi a volte sono anche persone che sono impegnate a alleviare o contrastare il bisogno, con i soggetti, le organizzazioni sociali, le imprese sociali, le associazioni, il volontariato, che si fa carico di rispondere a questi bisogni, e le istituzioni pubbliche, che hanno il compito di governare, dare la regia degli interventi, programmare lo sviluppo di questi, eccetera. Può sembrare una banalità, in realtà vi sono, diciamo, esperienze interessanti che hanno messo insieme questi soggetti per pezzi, per parti, in pezzi di territorio. Sarebbe estremamente interessante e utile non solo nei periodi diciamo, di emergenza, ma in regime ordinario, poter costruire una rete di questo genere su tutto il territorio nazionale. E la cosa interessante è che una rete di questo tipo può essere, diciamo, costruita a partire dai nodi e non dal centro. Perché, come dire, lo scopo è quello di mettere a disposizione di una comunità, di un territorio, le risorse che già in quel territorio esistono per rispondere ai bisogni di quel territorio. Noi abbiamo fatto questa proposta, peraltro, diciamo, le tecnologie, se ben impiegate, possono, diciamo, favorire una costruzione agile, economica ed effettivamente partecipata di un'iniziativa di questo genere. Vi sono anche
delle esperienze che proprio durante l'emergenza si sono sviluppate, pensiamo al comune, alla provincia di Alessandria, ma non solo, queste possono essere replicate, rafforzate, e gli può essere data una leggera, diciamo, ma indispensabile regia nazionale. Aggiungo e concludo che questo è anche un territorio formidabile in cui può essere effettuata una sperimentazione importante di pratiche collaborative tra il terzo settore e le amministrazioni pubbliche basate sulla coprogrammazione e la coprogettazione, che diciamo è tutta, diciamo, una fase nuova che si apre, questa diciamo, introdotta con una parte spesso finora, insomma, forse anche un po' trascurata della normalizzazione sul terzo settore, che finalmente apre a una modalità non di tipo, diciamo, subordinato o diciamo basato su principi autorizzativi, ma basato invece su strumenti di collaborazione, di autentica collaborazione, anche di collaborazione strategica tra l'insieme dell'organizzazione del terzo settore e tutte l'insieme delle istituzioni pubbliche, quindi sicuramente le regioni, gli enti locali, ma anche il sistema formativo, pensiamo alle scuole, eccetera. Ed è una strada ancora da, diciamo, innanzitutto da conoscere e poi da costruire, perché il fatto che la Corte Costituzionale, in una recente sentenza, ha messo diciamo, un punto di chiarezza rispetto a forti resistenze che si erano aperte rispetto all'attuazione di questi strumenti collaborativi, questo non significa che, diciamo, sia tutto risolto. Sicuramente vi saranno delle resistenze, continueranno ad esserci delle resistenze, bisognerà convincere, diciamo, le amministrazioni che, diciamo, si renderanno, diciamo, che non si renderanno immediatamente disponibili a effettuare questa sperimentazione, questa implementazione, sull'utilità invece di andare in quella direzione. Bisognerà fare quello che si dice un lavoro politico di coinvolgimento dell'opinione pubblica e delle istituzioni pubbliche sull'opportunità di utilizzare gli strumenti di coprogrammazione e coprogettazione, e crediamo che l'implementazione di progetti come quello che noi abbiamo chiamato rete di protezione sociale possono servire a questo scopo. Io mi fermerei qui e ridò la parola a Presidente Bobba, grazie. Grazie Maurizio per questo contributo, in particolare quest'ultimo punto che hai sottolineato, credo che potrebbe essere, diciamo, nell'ambito delle operazioni, dei progetti che si metteranno in campo con il PNRR, questa dinamica collaborativa e cooperativa fra organizzazioni di terzo settore e amministrazioni pubbliche potrebbe essere veramente un jolly che fa cambiare tante cose che è difficile cambiare. Bene, la parola subito a Carlo Borgomeo, persona sicuramente conosciuta, è presidente da diversi anni della Fondazione Con il Sud e presidente dell'impresa sociale Con i Bambini, che ha messo in campo una batteria di progetti di contrasto alla povertà minorile che non ha eguali in Italia. E a lui do subito la parola, ricordando una battuta che ha fatto in un altro webinar qualche settimana fa, che aveva per oggetto il PNRR, dicendo che oltre alle considerazioni di ordine generale è bene fare proposte di emendamenti effettivi e concreti ai testi che finora sono stati, diciamo, predisposti dal governo. Grazie a te Carlo. Grazie, si sente? Sì, sì. Sì, perfetto, grazie. Scusate anche me per il ritardo, ma come ha ricordato Gigi c'era una conferenza stampa con Bianchi perché abbiamo presentato un bando molto interessante che promuove le comunità educanti
in tutto il territorio nazionale. Grazie, ho guardato ieri, quando Gigi me l'ha mandato, il materiale che poi è stato illustrato questa mattina, mi pare un materiale molto utile. Faccio due osservazioni generali e poi qualche piccola riflessione su un tema di grande attualità, che è questo dei servizi alla prima infanzia. Riconoscendomi nella impostazione e del ragionamento, diciamo, nelle riflessioni molto organiche e molto giuste che ha fatto Maurizio, a partire dalla prima cosa che ha detto, cioè il riconoscimento dei LEP, che è davvero una, come si dice, una condicio sine qua non, però rischiamo di perdere. Le due osservazioni che volevo fare, più di carattere generale, sono: la prima è che, diciamo, in questo lavoro che tutti fanno, che voi stamattina presentate con alcune proposte, eccetera, io penso, ed è una questione a me molto cara, e come tutti i vecchi, diciamo, sono un po' ripetitivo, però penso che sia una questione vera, e cioè che bisognerebbe nel dibattito, anche quando facciamo questo dibattito, direi anche e soprattutto quando facciamo questo dibattito guardando al Mezzogiorno, recuperare molto di più un concetto che invece è un po' debole, e cioè che queste politiche, questi interventi che hanno un obiettivo dichiarato e sacrosanto di pareggiare l'esercizio dei diritti nei cittadini del nostro paese, perché qualunque dato, come si dice a Roma, coglio, di tutti i dati che ci avete dato, emerge, salvo qualche piccolissima eccezione, una strutturale disparità nell'esercizio dei diritti di cittadinanza tra gente del sud e gente del nord. Questo è il caso. Allora, secondo me, la questione politicamente rilevante, soprattutto, ripeto, quando si parla di Mezzogiorno, è capire che questa questione è decisiva per lo sviluppo economico del mondo. E cioè che quando parliamo di rafforzamento delle comunità, quando parliamo di riconoscimento dei diritti negati, quando parliamo soprattutto di inclusione sociale e quando parliamo di povertà, di lotta alla povertà educativa, non facciamo un'operazione di pura, sacrosanta, doverosa ricerca di eguaglianza, ma facciamo un lavoro per realizzare la premessa per lo sviluppo economico. Questo nel dibattito sul Sud manca. Siamo tutti figli di una cultura del welfare risarcitorio. Il welfare arriva a colmare e a pareggiare gli sbilanciamenti dati inevitabilmente dal meccanismo di sviluppo capitalistico, e questo è vecchio, questo non vale più. Io faccio sempre un comizio in Verecondo e dico che vorrei morire avendo sentito un leader politico che dice non che in Calabria ci sono due posti di asilo nido per ogni 100 bambini perché la Calabria è povera, ma che dice il contrario. Ci dice che la Calabria è povera perché da 40 anni i temi relativi al sociale, al rafforzamento delle infrastrutture sociali, sono stati trascurati. In questa gerarchia per cui viene prima il trasferimento di risorse per gli investimenti in infrastrutture materiali, e poi, se ce ne avanza, ci occupiamo degli sfigati. Allora, questo è un tema, diciamo, politico generale, e il lavoro che tu vuoi fare con Senis è una cosa molto importante, e io penso che ogni volta che mi chiamerete a riflettere batterò su questo chiodo, perché è davvero la questione centrale. La seconda questione centrale, che è stata già ampiamente trattata e ben motivata da Maurizio, come da anche da altri, è la centralità del terzo settore. Io penso che tutti dobbiamo prendere atto del fatto, di questo va dato in merito all'attuale gruppo dirigente del Forum, va dato atto a loro, va dato atto a tante cose che crescono, va dato atto al fatto che la gente vede quello che fa il terzo settore. Ma insomma, in questo ultimo anno abbiamo visto scene che 3 anni fa erano inimmaginabili. Presidente del Consiglio che convoca il Forum nelle consultazioni per la formazione del governo, del programma e del governo, gli stati generali che ha fatto Conte, riceve il Forum del terzo settore,
opinionisti che scrivono sui giornaloni, come ci dice qualcuno, che all'improvviso citano il terzo settore, che prima non avevano mai neanche considerato. Cioè, voglio dire, c'è un clima tendenzialmente diverso. Naturalmente questo è solamente una precondizione, perché poi il bello del lavoro viene adesso. E qual è il punto sul quale io vorrei insistere e sul quale, a proposito di recovery plan, io faccio delle proposte, diciamo, dichiaratamente provocatorie, ma fino a un certo punto. Allora, prima qui è stato citato, e a me mi è venuta l'orticaria ogni volta che la sento citare, l'esperienza dei PAC. Infatti non mi ricordo, mi pare Budano ha ricordato che c'è un incremento relativamente interessante di posti di asili nido al sud, perché la partenza è talmente bassa che se ne fai un po' di incrementi incominciano ad essere significativi, e ha citato il PAC. Ora, il PAC è una delle pagine più oscure della vita istituzionale italiana, perché ricordo che per un capriccio di qualche funzionario ministeriale, meglio, di una funzionaria del Ministero della Coesione Territoriale, i 700 milioni del PAC, che erano dei PAC, che erano destinati alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti, siccome non conoscevano il terzo settore, siccome gente come la Fondazione Con il Sud, ma come tutte le fondazioni italiane, sono evidentemente dei cretini che fanno dei bandi chiamando il terzo settore a gestire progetti, hanno deciso di dare i progetti e la quota il PAC al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno ha scritto ai comuni per chiedere progetti. I comuni, salvo le grandi città, le medie città che ci avevano un po' di competenze, hanno ovviamente chiesto alle associazioni di terzo settore dei loro territori, che hanno presentato dei progetti. I progetti dei comuni sono andati al Ministero degli Interni. Io ho perso il conto, ma credo che a oggi non siamo neanche a metà della spesa di quei soldi, che era una questione, se non sbaglio, di 6 o 7 anni fa. Perché richiamo questo elemento? Perché qua bisogna farla finita. Scriviamo nel PNR per le due politiche fondamentali di cui si parla, che sono, come sappiamo, la riforma sanitaria e gli interventi sull'educazione, sulla scuola, scriviamo che una quota deve essere gestita dal terzo settore. Punto. Non lasciamo questa cosa sempre in vago. Non ci accontentiamo che nel documento ci è scritto un sacco di volte terzo settore, qualche volta in modo improprio, perché nell'ultima copia che io ho potuto leggere a un certo punto c'era scritto comunità, inclusione sociale, virgola, terzo settore. Questi richiami non servono a niente. Quando Gigi ricorda che io dico che bisogna procedere per emendamenti, cioè, e può essere una provocazione, è un ragionamento che io faccio molto per il sud, cioè non lasciamo stare, non chiediamo una quota del 34% per gli interventi nel mezzogiorno come si fa da 70 anni, andiamo a vedere le cose sulle quali ci vogliono interventi sicuri. Allora, per quanto riguarda il PNR, io penso che bisognerebbe, nel momento in cui arrivano le bozze, chiedere due cose: affermare il principio che alcune risorse, quale che sia la procedura, devono essere gestite dal terzo direttamente; secondo, che bisogna enfatizzare la logica del risultato atteso, cioè se si fanno interventi nelle scuole, per le scuole o per la sanità, quali sono i risultati che ci si aspetta. Tra l'altro, questa logica del risultato atteso, come sappiamo tutti, è una logica molto cara a Bruxelles. Per quanto riguarda invece, e vado e concludo rapidamente, delle osservazioni sui nidi e sui servizi all'infanzia, come è stato giustamente detto, e vorrei fare due osservazioni. La prima è invitare gli amici che sono qui e che non l'hanno fatto ancora, casomai, a consultare sul sito di Con i Bambini c'è tutto il repertorio delle ricerche fatte insieme ad Open Polis, e ci sono delle ricerche molto interessanti sugli asili nido, perché è stato giustamente detto da Gigi, la questione non è solo nord-sud, ma è periferia centro, zone interne centro, la questione è ancora più segmentata,
c'è uno studio sugli asili nido a Roma che dimostra che c'è una profonda differenza tra quartieri. Ci sono quartieri che sono ben al di sopra della media europea e quartieri che sono molto al di sopra della media europea. Quindi c'è uno sforzo di lettura e comprensione molto importante da fare. La seconda osservazione è stata già avanzata da Maurizio. Cioè quasi c'è un problema nel recovery fund. Si fanno i nidi e quindi è un investimento in conto capitale e conto esercizio chi se ne occupa. Certo che bisogna trovare formule nuove che mettono in pista anche il contributo quando possibile dei beneficiari. Certo che ci vuole un rapporto con gli enti locali, però stiamo attenti che nel momento in cui si fa la proposta non ci sia un effetto devastante, sarebbe, per cui si fanno tanti asili nido e tra 3 anni c'è anche il problema di come gestirli, di chi si occupa e si fa carico della gestione. Ultima osservazione, che viene proprio dall'esperienza di con i bambini, dobbiamo sapere che il nostro paese è un paese che ha più competenze ed esperienze nelle iniziative per l'adolescenza che per i servizi alla prima infanzia. Noi ce ne siamo accorti con i nostri bandi, c'è più esperienza, ci sono più organizzazioni, c'è più know-how su interventi di inclusione per gli adolescenti che per la prima infanzia. È un fatto culturale, come un fatto culturale che, diciamo, ancora oggi gli italiani pensano che gli asili nido sono una questione che serve alle mamme. Quindi su questo tema c'è molto da lavorare, c'è molto da recuperare, diciamo, una cultura positiva sul ruolo essenziale che i servizi alla prima infanzia hanno nella formazione dei futuri cittadini. Mi fermo qui, grazie. Bene, grazie Carlo. Io approfitto per salutarvi perché devo correre in consiglio regionale che è appena iniziato. Va bene, vi auguro buon lavoro e ci ripresentiamo presto. Grazie a tutti, ciao Claudio, ciao Gianluca, arrivederci signor Luigi, grazie a tutti voi e buona giornata. Grazie Assessore. Bene, grazie a Carlo che, diciamo, ha messo a fuoco alcuni elementi propositivi, in particolare questa, diciamo, sottolineatura che le risorse del recovery siano destinate in alcuni ambiti ben individuati e proprio alla gestione delle organizzazioni di terzo settore, che in qualche modo completa il ragionamento che ha fatto Maurizio Mumolo quando ha detto questa nuova possibile stagione di cooperazione e collaborazione tra terzo settore e enti pubblici nasce anche dal fatto se poi ci sono gli strumenti concreti per poterla, diciamo, per potergli dare una forma. Ora, prima di dare la parola a Stefanazzi per la chiusura, chiederei 2 brevissimi interventi a Luciano Squillaci, il portavoce del Forum della Calabria, e a Giampaolo Gaudino, il portavoce del Forum della Campania. Prego, Luciano. Sì, intanto grazie per questo invito, ma grazie soprattutto per questo momento di approfondimento che credo sia assolutamente necessario anche in prospettiva. Mi auguro che tra l'altro riusciremo a coordinarci anche come forum regionali per provare a costruire insieme alcune strategie in modo particolare nel meridione d'Italia. Io non vi rubo moltissimo tempo anche perché le cose più rilevanti sono state ampiamente dette, io mi trovo pienamente d'accordo. Penso che siamo davanti a una grande opportunità, credo che altrettanto grande però è il gap con il quale purtroppo siamo costretti a misurarci. Ed è un gap che, diciamo, io in questo momento parlo dalla Calabria e parlo come portavoce del Forum regionale della Calabria. Esiste una questione sociale meridionale ed esiste all'interno della questione sociale meridionale una questione specificamente calabrese. Penso che in questo momento noi abbiamo davvero una difficoltà importante legata
a diversi ambiti e sicuramente a diversi fattori anche storici. Penso che in questo momento però il problema principale che noi abbiamo è quello della, dei legami fiduciari e della, della fiducia del, dei cittadini, cioè purtroppo il nemico più grande con cui ci troviamo a combattere in questa fase è proprio la mancanza di speranza nel futuro da parte dei cittadini. Quando parliamo di Next Generation, di Recovery Plan, non possiamo non, non ricordare come di fatto i cittadini, e nello specifico i cittadini calabresi, ma purtroppo temo in generale i cittadini meridionali, diciamo, vengono da un periodo in cui hanno avuto dimostrazioni oggettive purtroppo di una scarsa capacità di cogliere le opportunità che via via si sono presentate. Se pensiamo per esempio in Calabria all'utilizzo dei fondi strutturali o dei fondi legati ai diversi interventi europei che sono stati fatti, diciamo che su questo c'è un diffuso, una diffusa e purtroppo giustificata sensazione di assoluta incapacità, non tanto in termini di spesa, ma quanto proprio in termini di raggiungimento del, di obiettivi anche, anche minimi. Quello che c'è quindi da ricostruire, io leggevo, diciamo, provato ad approfondire un po' i documenti in questo momento allo studio del governo, e, la parte sulla, cioè gli elementi principali, se esiste un, se bisogna ridurre le diseguaglianze, se occorre lavorare sull'inclusione, parlando in particolare di temi che sono stati affrontati come il tema non autosufficienza, ma ancora di più la questione infanzia, se dobbiamo lavorare sull'inclusione occorre lavorare sugli inclusi. Su questo e di questo io sono fermamente convinto. Credo che la questione della coesione sociale, che è stata richiamata a più riprese a partire dal lavoro sulle comunità e sulle comunità territoriali, proprio in termini di riavvio di, quella, di quegli aspetti che sono legati alla, alle relazioni tra i cittadini, alle alla fiducia tra i cittadini, alla possibilità di costruire aspetti legati alla, proprio alla, alle, alla dimensione relazionale, credo che sia in questo senso prioritario. Borgomeo, il, Carlo Borgomeo prima citava tristemente i PAC. I PAC sono morti per burocrazia, per un eccesso di burocrazia, per esempio. Se noi non consideriamo questo aspetto e consideriamo che abbiamo una classe burocratica purtroppo per largo numero impreparata, parlo per quanto riguarda la mia regione, e in parte dobbiamo dirlo, lo dico io perché ci sono dentro anche il nostro terzo settore, che finalmente grazie al lavoro fatto in questi anni è riconosciuto in un determinato modo. È anche vero che probabilmente in alcuni casi è sovravalutato, cioè dobbiamo in questo senso prepararci, organizzarci e formarci per affrontare al meglio la sfida che ci aspetta. In modo particolare, e chiudo, acquisendo quella dimensione politica, quella consapevolezza della dimensione politica con la P maiuscola che il mondo del terzo settore deve necessariamente ricoprire e deve necessariamente giocare in vista di queste sfide. Io ci credo fermamente, sono fermamente convinto che questa cosa possa avere un significato importante, possa costituire una svolta rilevante, e in questo senso evidentemente ribadisco la disponibilità della Calabria, del Forum regionale della Calabria in generale, a collaborare per qualunque tipo di iniziativa comune possiamo prendere anche in, e soprattutto in termini di proposta. Grazie. Bene, grazie Luciano per questo intervento e soprattutto per questa disponibilità a lavorare insieme. La parola a Giampaolo Gaudino, Forum Campania. Salve, buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito. Tra l'altro è il primo invito, insomma, in qualità di portavoce del Forum del Terzo Settore della Regione Campania.
provo insomma a farvi dire qualcosina brevemente per non rubare tempo sia alla chiusura anche per non ripetere cose già dette. Una riflessione, anche se forse come dire tangente alla PNRR, va fatta rispetto ad una cosa, ad una legge che credo che debba chiamarci tutti ad impegnarci nella forma, penso anche all'amministrazione del Sud, perché insomma grida un po' vendetta, perché per, come diceva il Presidente Borboni, per pareggiare l'esercizio dei diritti di cittadinanza c'è bisogno di anche i servizi pubblici di welfare che funzionano. E con la legge di bilancio noi vediamo che i comuni del Sud, per i comuni del Sud sarà difficile raggiungere l'obiettivo di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, perché così come è costruita la norma va a premiare, diciamo, i comuni virtuosi, mentre i comuni che già non raggiungono quel livello, diciamo, minimo essenziale, non potranno assumere assistenti sociali. Questo significa, diciamo, non poter accedere a bonus e non poter far fruire, diciamo, i diritti di cittadinanza alle persone più in fragilità. Secondo me, come dire, questo, visto che si parla di livelli essenziali, questo è uno dei primi di livelli essenziali su cui noi dobbiamo, non possiamo far mancare la nostra attenzione, altrimenti rischiamo, come dire, di parlare di cose che non vanno a appoggiare su nessun fondamento, perché poi non ci sta nessuno sugli ambiti territoriali che può far funzionare e può far fruire, diciamo, i diritti cittadini o attivare i servizi. Secondo me questa è una cosa che non possiamo dimenticarci, quindi ancora come prerequisito lo darei, perché altrimenti poi non si riescono a praticare le cose che vorremmo mettere in campo. Rispetto allo specifico del PNRR, diciamo, i temi toccati sicuramente, i temi riguardanti l'infanzia, io non ripeto come ha detto il Presidente rispetto ai marchi, lo diceva anche prima Luciano, che è una cosa che ci ha toccato, quindi è una ferita ancora aperta. Ma questo, come dire, è una cultura che pervade tutta la pubblica amministrazione. Faccio un esempio: in Campania si è fatto negli ultimi 2 anni un'ottima operazione con i fondi strutturali, con un programma che si chiama ETIA, che ha impegnato 60 milioni per costruire centri di inclusione attiva. Anche in quel caso la regione ha preferito distribuire ai comuni in maniera non concorrenziale questi fondi, senza rendere protagonisti, insomma, il terzo settore, come noi avevamo tra l'altro auspicato, dicevamo il terzo settore in rete anche con gli ambiti, e questo ha fatto sì che si sta ripetendo la stessa, diciamo, commedia che si è avuto con i banchi, nel senso che ottima intenzione quella della regione Campania, ottima anche, diciamo, la costruzione della proposta progettuale che prevede un'infrastrutturazione di ogni singola comunità di centri di inclusione attiva, che prevede la presa in carico, diciamo, dei soggetti fragili, ma costruire con una farraginosità di pratiche burocratiche che non permette, diciamo, poi di mettere in campo le vere attività. Questo perché si è voluto sempre passare, diciamo, attraverso la pubblica amministrazione come protagonista del processo, non riconoscendo al terzo settore un ruolo invece che svolge già quotidianamente quelle stesse cose, diciamo, che giustamente i fondi infrastrutturali vanno a, diciamo, a mettere a sistema, sono le esperienze che già il terzo settore in maniera empirica, anche in maniera pionieristica, mette in campo sui territori. E questo secondo me è una cosa che non può non essere tenuta in considerazione anche per, diciamo, le proposte da fare per il piano nazionale per il PNRR, e prevedendo anche qui la pratica delle nuove dei nuovi percorsi, lo diceva prima il direttore rispetto alla programmazione, uscendo anche da quella retorica, diciamo, secondo me a volte anche strumentale, del pericolo di essere, di fare da controllori diciamo controllati, ma qui dobbiamo giocare un ruolo fondamentale nel far comprendere qual è il ruolo del terzo settore, che non è, come spesso viene visto, nonostante, diciamo, l'ottimismo del Presidente Borboni, ma spesso, insomma, se non viene visto come semplice, diciamo, volontari, viene visto come privato to cure. Invece noi siamo in tutte le forme, il terzo settore è un soggetto civico
di cittadinanza, di attivazione di percorsi di cittadinanza attiva. Secondo me noi dobbiamo, come dire, far uscire da queste false, diciamo, rappresentazioni in terzo settore o, diciamo, di chi si deve occupare delle emergenze degli ultimi o di chi fa, diciamo, è paragonabile alla scheda di qualsiasi privato nella gestione dei servizi. E per questo, secondo me, deve essere riservato, devono riservare dei percorsi ad hoc per il terzo settore, per attivare delle politiche, per attivare, diciamo, dei servizi sui territori. E in questo, in particolare, io vorrei l'attenzione, non ritorno sull'infanzia, perché i temi che ho trattato in maniera molto esaustiva, ma su tutti i temi che riguardano la salute ci sono, diciamo, una bella attenzione anche in termini di risorse rispetto alla salute. Anche il Presidente del Consiglio Draghi ha parlato di salute in termini di comunità, citando anche l'ospedale di comunità, ma su questo c'è bisogno che noi mettiamo attenzione, perché non si può, diciamo, pensare che si abbia sempre la stessa idea con vecchi cliché rispetto alle risposte sanitarie. E anche quando parliamo di sociosanitario, noi dobbiamo avere un'idea diversa. Sociosanitario, costruzione di politiche sociosanitarie e servizio sociosanitario significa costruiti con le comunità. E quindi c'è bisogno di tenere attenzione non tanto ai grandi servizi o alle grosse strutture, ma all'infrastrutturazione piuttosto delle comunità per avere servizi di benessere di prossimità. E, diciamo, senza, di fuori di ogni retorica, i servizi di assistenza domiciliare oggi sono, tra l'altro, spero di non sbagliare il nome, penso che sia stato Gianluca a dare i primi dati, lo dice, che sono poco praticati, soprattutto nel sud, cioè sono servizi, nonostante siano essenziali, non sempre sono assicurati a tutti i cittadini e non sempre in modo adeguato, ma molto spesso nella quasi totalità dei casi non sono dei veri e propri servizi, diciamo, di prossimità che tengono insieme una rete territoriale, ma sono pensate, siccome sono pensate come è pensata la sanità nei nostri territori, compartimenti stagni a prestazioni. Quindi noi dobbiamo uscire dalla logica anche del sociosanitario a prestazioni, ma anche il sociosanitario deve essere, e secondo me qui bisogna mettere attenzione, perché questo è il momento del PNRR, questo, diciamo, soprattutto uscendo da questa pandemia, è una partita da giocare, mettere attenzione non sulla prestazione, ma mettere attenzione sul servizio di comunità che è legato dal legame che hanno le singole prestazioni. E questo purtroppo, per quanto riguarda la sanità, diciamo, non c'è proprio questo tipo di approccio. Credo che su questo, insomma, siano sicuramente Paolo, su cui vorresti concludere. E chiedo scusa se sono stato lungo, non volevo andare lungo, però chiedo scusa. Certo, ma le cose da dire sono sempre tante, scusate. Lo so. Grazie davvero anche a te per queste sottolineature. E adesso tocca a Stevanazzi, diciamo, di tirare le somme e rilanciare, visto che si parla di piano di rilancio. Va bene, allora io vi ringrazio, perché la discussione è stata estremamente interessante. Il documento presentato da Gianluca è insomma, un significativo punto nave della situazione di alcuni servizi, e credo, sono convinto, anche perché devo dire che qui in Puglia è un po' una regola, che questi confronti sono determinanti, perché è l'unico modo che abbiamo per condividere un percorso, socializzarlo e poi avere gli strumenti per realizzarlo. Perché gli strumenti per realizzarlo? Perché evidentemente poi non, il forum del terzo, il terzo settore in genere non porta ormai più solo competenze, è una formidabile arma di pressione. Quello che si diceva a proposito del fatto che il professor Borgomeo diceva a proposito del fatto che c'è stata la convocazione, no, del terzo settore, delle consultazioni, è la prova del fatto che ci sia stato un pieno sdoganamento del ruolo del terzo settore, che evidentemente ormai è un comparto produttivo
insomma, importantissimo per il paese ed è diciamo un ausilio determinante, direi irrinunciabile, al sempre più sempre costante arretramento dello Stato rispetto all'erogazione di alcuni servizi fondamentali. Questo però ha un, diciamo, questo ha un contrappeso, una, offre un'opportunità, perché vi garantisco che nel dibattito che c'è stato fino adesso, questo al di là del, del fatto che abbiamo avuto un'alternanza tra due governi, ma nel dibattito che c'è stato fino adesso, la voce delle regioni del Mezzogiorno non è, stato, non è stata una voce particolarmente ascoltata. Lo stato dell'arte, ancora ieri abbiamo fatto un incontro con la ministra Carfagna, col presidente Emiliano, ed è evidente che diciamo, l'idea che il governo, il paese ha dell'utilizzo dei fondi del recovery è piuttosto ancora approssimativa e certamente non tiene conto o prescinde completamente dai temi di cui oggi abbiamo parlato. Questo perché, e in questo sono assolutamente d'accordo con il professor Borgomeo, gli interventi di natura sociale sono ancora relegati, non hanno ancora, non sono, non hanno assunto la dimensione di interventi necessari, determinanti, fondamentali per lo sviluppo economico. Sono ancora considerati un residuo, diciamo, di discussioni passate, un po' stantie. Si parla ancora, lo sapete meglio di me, di questione meridionale, è un mentre diventa sempre più difficile appunto spiegare nei tavoli appunto decisionali che solo attraverso una riduzione di questo livello di sperequazione, solo attraverso un'attuazione puntuale o approssimativa ma verso l'alto dei livelli essenziali di prestazione è possibile poi discutere di un percorso di crescita del Mezzogiorno, senza il quale ovviamente io non sono sicuro, non ho la certezza che il paese possa avere nel suo intero un futuro. Quindi tornando al ruolo del terzo settore, mi viene da dire che in questo momento anche come elemento di coesione tra tutte le regioni del Mezzogiorno, voi dovreste essere al centro di questo dibattito, spingerci ancora di più, spingere le regioni che magari sono un po' più indietro da questo punto di vista a sostenere le battaglie di cui oggi abbiamo parlato, perché vi dicevo, c'è una novità nel panorama politico del Mezzogiorno, che non so quanto durerà, io mi auguro parecchio, ma insomma c'è una novità, che è questo coordinamento delle regioni del Sud che indipendentemente dal colore politico hanno deciso di mettersi insieme e di provare a rivendicare in maniera univoca tutta una serie di interventi a valere sul recovery. Un primo risultato è stato raggiunto, nel senso che grazie a questo fronte comune in tema di ripartizione dei fondi della prossima programmazione comunitaria, le regioni del Mezzogiorno hanno avuto un oggettivo incremento, tranne la Puglia ancora, ma insomma, ci stiamo lavorando, nonostante siamo la regione che spende meglio in Italia. E quindi questo è un primo risultato. Ovvio, la discussione sui livelli essenziali di prestazione invece non è ancora decollata. In Puglia è un tema, ve lo assicuro, molto discusso, dibattuto, nel resto del Mezzogiorno no. Quindi io quello che posso dire è che non solo sono interessato, disposto ad immaginare che nell'attuazione di una parte delle politiche recovery il terzo settore abbia un ruolo diretto, come addirittura come destinatario di risorse, dico di più, che voi potreste essere il luogo dove fare le sintesi fra le diverse istanze appunto che riguardano le stesse questioni, perché la povertà educativa, perché la mancanza di alcuni servizi sono temi comuni, però lo sono a livello diverso evidentemente, no? Cioè, hanno gradazioni purtroppo diverse, più gravi in alcune regioni, meno gravi in altre, gravissime in altre ancora. Voi potreste essere una sorta di punto di caduta utilissimo in questa fase della discussione, a patto che evidentemente vogliate, vi interessi esercitare questo ruolo, che è un ruolo che ha una forte valenza politica evidentemente, che vi espone moltissimo,
chiaramente, perché vi porta, io so, non so se il dibattito, diciamo, all'interno del terzo settore a livello nazionale rispecchia il dibattito che c'è per esempio all'interno della politica o dell'impresa a livello nazionale, dove diciamo più ci avviciniamo al momento in cui il recovery diventerà realtà, più le divisioni diventano nette e più i distinguo diventano pericolosi. Io non so se questo riguarda anche il terzo settore, mi auguro di no, però ritengo che le regioni che abbiamo coinvolto oggi, più le altre che oggi non ci sono, dovrebbero far sentire forte la loro voce. Io vi dico che la Regione Puglia è pronta a fare la sua parte, è pronta a sostenere un progetto articolato, andrà fino in fondo, perché il Presidente Emiliano non, su questo aspetto ritiene che sia, diciamo, un punto di non rinunciabile e non negoziabile, per cui noi abbiamo fatto una proposta chiara, abbiamo detto che utilizzando le risorse della programmazione comunitaria, l'FSC e i soldi del recovery si può immaginare di fare una programmazione infrastrutturale comune fra le regioni del Mezzogiorno. Sappiamo tutti quali sono le infrastrutture di cui abbiamo bisogno, non c'è bisogno, diciamo, di inventarcele di particolari. Abbiamo un problema di connessione est-ovest, abbiamo un problema di connessione sud-sud, e quindi dal punto di vista infrastrutturale sappiamo quali sono le infrastrutture e possiamo fare, richiedere una programmazione sovraregionale e ottenere una risposta. Possiamo chiedere e sostenere i comparti produttivi secondo la loro capacità di crescere in questi anni. La Campania ha una chiara fisionomia, la Puglia ce l'ha, dobbiamo aiutare la Calabria e la Sicilia ad averla ancora più marcata o ad averla del tutto. Quindi da questo punto di vista credo che sia paradossalmente più facile. Quello che rimane difficilissimo ma fondamentale, ripeto, non rinunciabile, invece una battaglia comune sul fronte dei LEP, perché credo, lo ripeto ancora una volta, questo è l'ultimo treno, diciamo, che possiamo prendere. Al di là di questo treno, il Mezzogiorno sarà destinato a un lentissimo ma inesorabile declino, un peggio di quello che viviamo ancora adesso. Qualcuno potrebbe anche rallentare il ritmo di caduta. La Puglia, per esempio, potrebbe persino avere un orizzonte temporale un po' più lungo, di resistenza un po' più lungo, però il Covid ci ha insegnato che nessuno si salva da solo. Quindi o oggi mettiamo insieme le forze e superiamo gli storici e le storiche divisioni che ci hanno impedito, anche hanno impedito alle regioni del Mezzogiorno di fare coalizione, e voi in questo potrete essere determinanti, oppure sarà l'atto finale di un percorso di caduta devastante. Quindi grazie ancora e mi auguro di potervi vedere a breve, magari per approfondire altri aspetti e altri elementi che non sono stati oggetto della discussione di oggi. Grazie ancora. Bene, grazie Stefanazzi. Non voglio fare le conclusioni delle conclusioni, perché le sue sono state più che efficaci. Mantengo solo l'impegno è a continuare a fare un lavoro di supporto, di elaborazione, sia verso le istituzioni, regioni in particolare, sia verso il terzo settore nelle sue diverse articolazioni. Grazie a tutti, mi sembra che abbiamo impiegato bene queste 2 ore. Arrivederci e buon pranzo. Thank you. The meeting has now ended.